Una scoperta sconvolgente ha suscitato curiosità in tutto il mondo e Papa Francesco ha finalmente rivelato la verità sulla sindone di Torino. Ma perché tutte queste nuove prove stanno emergendo solo ora? Cosa è stato nascosto sulla sindone di Torino per tutti questi anni e cosa significa esattamente per la Chiesa? Potreste voler restare fino alla fine di questo video, dove rivelerò una verità sconvolgente che Papa Francesco ha appena rivelato sulla sindone di Torino. Prima però, ti chiediamo solo una gentilezza, iscriviti e metti mi piace al video per aiutarci a divulgare. Reliquie religiose sono in realtà strani artefatti che si pretendono essere autentici pezzi di storia. Abbiamo una varietà tra cui scegliere, come schegge della croce di Gesù, frammenti della barba di Maometto o anche il dente del Buddha, ma verificare l'autenticità, beh, quella è tutta un'altra partita. Queste reliquie sono riuscite astutamente a rimanere largamente al di fuori del dominio del controllo scientifico. Tuttavia, c'è un'eccezione che spicca come un pavone in un gruppo di piccioni, la sindone di Torino. Ora, parliamo della sindone, shall we? E potreste voler prestare particolare attenzione perché questi dettagli saranno molto importanti tra un minuto. Pensate alla sindone come a un lenzuolo rettangolare, lungo circa 4,3 metri e largo 1 metro, presumibilmente il vero tessuto che avvolgeva il corpo di Gesù nella tomba. Ciò che la distingue è l'immagine impressionante su di essa, un uomo nudo con le mani che coprono l'inguine, causata da una peculiare decolorazione giallastra e, se non bastasse, ci sono anche quelle che sembrano essere macchie di sangue. Un pezzo piuttosto misterioso, vero? Ma indovinate un po'? Le prove a sostegno dell'autenticità della sindone non sono così chiare come l'immagine stessa. O no, è stata una corsa selvaggia di indagini scientifiche che si estendono per decenni. Ecco dove le cose iniziano a diventare interessanti. Tornando agli anni 70, abbiamo assistito a una fioritura di ricercatori entusiasti, provenienti da vari background, che esaminavano la sindone e la sua curiosa immagine. I loro ritrovamenti hanno acceso vivaci dibattiti accademici, aprendo la strada a anni di studi successivi. Oggi, la maggior parte delle prove sembra suggerire che la sindone sia emersa in qualche momento durante il Medioevo, abilmente realizzata da mani umane. Tuttavia, nonostante questo consenso, la questione elusiva di come quell'immagine sia stata realizzata lascia ancora gli investigatori a grattarsi la testa. Questo gap nella conoscenza fornisce terreno fertile per una pletora di teorie ai margini e speculazioni selvagge, rendendo la sindone un mistero che necessita risposte. Ora, riavvolgiamo un po' il nastro per capire veramente l'annuncio scioccante di Papa Francesco che riveleremo alla fine di questo video. La sindone ha fatto la sua grande entrata sulla scena storica nel XIV secolo e, ragazzo, ha causato parecchio scalpore. La sua prima apparizione registrata è documentata in una lettera del vescovo francese al Papa, che la denunciava come una falsificazione. Ma ha questo scoraggiato lo spirito della sindone? Neanche per sogno. Ha continuato a catturare cuori e menti mentre viaggiava dalla Francia, trovando infine il suo luogo di riposo a Torino, in Italia, dove è risieduta per oltre 4 secoli. Uno dei pionieri negli studi sulla sindone fu un anatomista francese di nome Yves Delage, che iniziò le sue indagini all'inizio del XX secolo. Le sue osservazioni, insieme a lavori più recenti, hanno in gran parte supportato l'ipotesi che l'immagine corrispondesse a un uomo che aveva subito significative ferite prima della sua morte. I sostenitori dell'autenticità della sindone spesso sottolineano che essa porta somiglianze con un individuo crocifisso, date le ferite e le macchie di sangue. Ma aspettate, l'esame scientifico di questo misterioso artefatto non è veramente entrato a pieno regime fino agli anni 70. Ora, ecco dove inizia a diventare davvero scioccante. Sotto il progetto di ricerca sulla sindone di Torino, un gruppo eterogeneo di ricercatori che includeva chimici, fisici e persino esperti di istituzioni governative, sebbene curiosamente mancassero di archeologi, determinati a risolvere il caso, hanno impiegato una gamma di tecniche moderne. Dalla radiografia e l'imaging ultravioletto ai test chimici e all'elaborazione ottica usando attrezzature di grado NASA. Parliamo di una squadra di investigatori dedicati. Nel 1981, il team pubblicò le conclusioni e ragazzo, hanno sollevato sopracciglia. I loro ritrovamenti sembravano suggerire che le origini della sindone trascendessero la comprensione scientifica. Dichiararono audacemente che non esistevano metodi chimici o fisici noti che potessero spiegare la totalità dell'immagine. Esclusero anche l'uso di pigmenti e affermarono con sicurezza di aver scoperto vero sangue sul tessuto. Inoltre, ipotizzarono che l'immagine fosse stata creata per contatto diretto con un oggetto tridimensionale, come un corpo umano.
Ricerche successive supportarono queste affermazioni, scoprendo ulteriori prove di vero sangue e addirittura individuando polline sulla sindone che proveniva dal Medio Oriente. Tuttavia, non tutti erano convinti. Walter M. Cicrone, un chimico e esperto di microscopia che condusse un'analisi indipendente campioni prelevati dalla sindone nel 1978. I suoi ritrovamenti indicavano la presenza di pigmenti, suggerendo che qualcuno avesse almeno parzialmente disegnato l'immagine. M. Cicrone concluse audacemente che la sindone era una creazione notevole di un talentuoso artista del Medioevo. Inoltre, un team moderno è riuscito a riprodurre l'immagine usando tecniche disponibili agli artisti durante il Medioevo, infliggendo un altro colpo alla teoria secondo cui la sindone non poteva essere stata dipinta. Ora, ecco il problema: quando si tratta dell'autenticità della sindone, le cose non sembrano andare molto bene. Alcuni archeologi intelligenti hanno deciso di utilizzare la datazione al carbonio, la loro tecnica prediletta, per dargli un'occhiata. E indovinate un po'? I risultati sono stati piuttosto dannosi. Scoprirono che questa presunta reliquia era stata creata tra il 1260 e il 1390 DC, che è molto dopo che Gesù si presume sia morto. Parliamo di un cattivo tempismo. Ma ehi, non perdiamo la speranza così facilmente. Alcuni cercarono di sfidare questi risultati della datazione, ma sembra che i loro sforzi siano caduti nel vuoto. E quelle macchie di sangue? Oh ragazzo, non stanno ingannando nessuno. Il vero sangue secco dovrebbe essere di un marrone scuro, non del rosso vibrante che vediamo sulla sindone. Ora, immergiamoci nella fisica di tutto questo. A quanto pare, la storia va che l'immagine sulla sindone sia magicamente apparsa quando Gesù è svanito nel nulla. Suona come un fantastico trucco magico, vero? Bene, ecco dove le cose diventano davvero curiose. Secondo un fisico, questo trucco coinvolgeva un'esplosione di luce, calore e persino neutroni. Parliamo di piegare le leggi della fisica. Ma aspetta, c'è un intoppo. Un altro genio, Robert Hedges, ha sottolineato che gli umani non possono semplicemente sparire in uno spettacolo pieno di neutroni. Peccato. Quindi, ecco il punto, se stiamo per proporre spiegazioni soprannaturali, perché preoccuparsi delle misurazioni scientifiche in primo luogo? È come cercare di inserire un quadrato in un buco rotondo. Semplicemente non ha senso, amico mio. Ma ecco la parte divertente, la ricerca scientifica sulla sindone gioca a un divertente tiro alla fune tra religione e scienza. Alcuni ritengono che la religione non abbia bisogno di esperimenti per dimostrare il suo valore, mentre altri sono alla ricerca di prove concrete. E indovinate dove si collocano gli appassionati della sindone? Proprio nel campo affamato di prove, naturalmente. Quindi, la Santa Chiesa ha una posizione ufficiale sulla legittimità della sindone di Torino? Potreste voler prestare particolare attenzione ora, perché le cose stanno per tornare al punto di partenza e la rivelazione finale vi sorprenderà sicuramente. Papa Francesco e la Chiesa Cattolica hanno adottato un approccio piuttosto rilassato. Sono come: ehi, fedeli, fate come credete. Sentitevi liberi di farvi un'opinione su questa cosa della sindone. Anche permettono alle persone di venerarla, esaminarne i dettagli intricati e dare un'occhiata quando viene esposta. La sindone non è una parte obbligatoria della nostra fede. È come un contorno opzionale al piatto principale delle credenze cattoliche. La nostra fede nella risurrezione non si basa su questa sindone. Si tratta tutto di fidarsi della testimonianza degli apostoli. Questa è la vera questione. La sindone di Torino è diventata il mistero definitivo nel mondo delle reliquie, con la sua autenticità feroce dibattuta. Ma indovinate un po'? Alcuni test nuovi di zecca sono arrivati che sono molto più accurati e non saranno ingannati dalla contaminazione del carbonio 14. Parliamo di progresso. Uno di questi test sofisticati, chiamato scattering a largo angolo dei raggi X, ha addirittura datato la sindone al primo secolo. Boom, prendi quella, scettici. E diventa ancora meglio. Altri tre test di datazione del professor Giulio Fanti e dei suoi colleghi dell'Università di Padova hanno confermato quella data antica. Quindi, perché diavolo la Chiesa dovrebbe preoccuparsi di ulteriori datazioni al carbonio? Alcuni ricercatori stanno dicendo basta già. Le prove sono solide come una roccia. Quindi, mettiamo questo caso davanti a una giuria. Non hanno altra scelta se non quella di pronunciarsi a favore dell'autenticità della sindone e della risurrezione. Caso chiuso. Grazie, alla prossima!